Salvatore San Domenico ripete il miracolo di Teramo e con un'altra giocata d'autore consegna la seconda vittoria di fila all'Aquila di Zavettieri, 6 punti in due gare sulla panca rossoblù. La vittoria contro la Lucchese però vale doppio se si pensa solo che l'Aquila mancava all'appuntamento con il successo tra le mura amiche dal lontano febbraio dello scorso campionato, l'Aquila Barletta 2-0. Insomma, un 1-0 tirato, sofferto, tenuto con le unghie, malgrado il calo fisico e mentale della seconda frazione, ma che fa tanto, tanto morale. Un'Aquila bella nei primi minuti, ma che si spegne alla distanza. Nel secondo tempo il calo più evidente, fraseggio palla a terra ridotto, lanci lunghi e affanno nel rincorrere una Lucchese che dà filo da torcere fino agli ultimi minuti, senza però riuscire a trovare il pareggio. Zavettieri per la sua prima davanti al proprio pubblico conferma il 4-3-3, ma con delle novità obbligate, viste le defezioni tra infortuni e squalifiche dei vari Scrugli, Mancini e Pomante. In difesa dunque esordio per il pescarese Karkalis sulla corsia di sinistra, in mediana con Del Pinto e Corapi spazio alla giovane 94, Alberto De Francesco, mentre in attacco il tridente del derby è confermato con Pacilli, Perna e San Domenico. Proprio quest'ultimo comincia a scaldare i motori al quarto minuto. Rimpallo con un avversario destro secco, palla all'incrocio, tutto fermo però per un presunto fallo di mano. Sesto minuto, sventagliata da sinistra a destra sull'asse, Pacilli San Domenico che di destro non trova la porta di poco. All'undicesimo però, San Domenico non perdona. Controllo al limite dell'area, occhi negli occhi con Vitiglio, giocata da PlayStation e destro, angolatissimo che fa secco Casapieri. 1-0 l'Aquila e seconda marcatura consecutiva per il piccolo Insigne Campano. Ancora nel replay la giocata in un fazzoletto di San Domenico che porta in vantaggio i suoi con un piatto destro chirurgico. Minuto 23, la reazione della Lucchese. Santini si gira su Maccarone in area di rigore e chiama la risposta plastica a Zandrini. Ripresa con la Lucchese maggiormente in proiezione offensiva. Minuto 58, è l'ex Alexis Ferrante a provarci con un sinistro che non ha pretese. 8 minuti più tardi, dentro Ceccarelli per Pacilli, subito il movimento alla Cerci dello Scuola Lazio, sinistro a giro, fuori misura. Spinge la Lucchese, ma l'occasione per il raddoppio ce l'ha l'Aquila a 5 minuti dalla fine. Punizione dalla tre quarti, Ceccarelli tocca per Corapi, palombella velenosissima su cui deve intervenire il portiere toscano. Da lì in avanti sarà solo Melina l'Aquila con il match winner a San Domenico a fare da giocoliere vicino alla bandierina per far scorrere secondi preziosi. Finisce 1-0, seconda vittoria consecutiva e classifica che comincia a farsi interessante. La cura Zavettieri funziona, a Reggio Emilia domenica prossima ci sarà l'esame definitivo, d'altronde non c'è due senza tre.